Signor Matteo, oggi è una grande inaugurazione dell'UTSI qui a Porto Fuori di Ravenna. Che cosa vuole dire agli amici che ci stanno guardando? Gli diamo benvenuti a tutti i nostri clienti futuro e li facciamo assaggiare nostra cucina, orientare il giapponese pesce crudo e visitare piccolo Cina qua. Giacomo Costantini, assessore al turismo del comune di Ravenna, assieme al signor Stelvio De Stefani, che è colui che è proprio qui come punto di riferimento per questo nuovo ristorante, una piccola Cina e un piccolo pezzo di Giappone che sono sbarcati qui a Ravenna, e mi sembra che sia una famiglia che abbia intenzione di avere un brand con questo nome, UTSI. Sì, è un piacere, perché proprio circa un anno fa ne parlavo con il signor De Stefani dell'opportunità che questo locale poteva dare a Ponte Nuova, a Classe, visti anche gli investimenti dell'amministrazione che dall'altra parte della strada da poco hanno organizzato, abbiamo inaugurato l'antico porto di Classe, e alla fine di quest'anno vedremo anche nascere il museo archeologico del territorio della città di Ravenna, che sarà un appuntamento molto importante, tanto atteso dalla nostra città. Quindi Classe diventerà un polo di attrazione turistica insieme già a quella che è la città d'arte, e quindi non poteva mancare una struttura come questa che, oltre al ristorante che oggi inaugura, può vantare anche una bella offerta di camere. Quindi noi speriamo che avranno l'opportunità di essere presto anche riempite. Soprattutto è stato un bel modo per ristrutturare uno stabile che era oramai sfitto da qualche anno oramai, quindi è una bella così ammodernamento di una struttura che serviva in questa zona, ma soprattutto serviva anche Ravenna. Quando si parla di turisti, insomma, non c'è mai spazio a sufficienza, perché ne vogliamo tanti di turisti a Ravenna, signor De Stefani. Sono d'accordo, e vorrei ricordare che questo albergo, che ho costruito nel 1958, per almeno 30 anni, è stato l'albergo stella di Ravenna, perché i pezzi grossi che venivano a Ravenna, tutti qua. E per 25-30 anni è stato all'apice del successo. Poi, quando è andato in pensione un certo Carlo, che è stato il direttore per 30 anni, e dopo abbiamo cercato di affittarlo e abbiamo preso sempre delle gran cantonate. E quindi alla terza cantonata o alla quarta l'ho chiuso in attesa di tempi migliori. Beh, mi sembra che gli amici cinesi abbiano... I migliori sembra siano arrivati adesso. Hanno voglia di lavorare. E poi hanno investito moltissimo a ristrutturare, a rinnovare. Come trova il locale? Splendido. Io temevo che un colore, un'identità troppo cinese modificasse, direi, l'identità della... Invece questo andrebbe bene anche per un milanese. Io stavo per appunto dirle, a me sembra molto anche romagnolo, con questi lampadari, con questi traversi, insomma i traversini particolari sono. Mi sento un po' a casa quando vengo qua dentro, assessore. È una linea contemporanea, noi vogliamo essere una città cosmopolita, anche se siamo piccoli nella nostra capacità di richiamare investimenti, è una soddisfazione che arrivino da ogni parte del mondo, quindi benvenga ogni tipo di cultura che sia attualizzata e che offra un pezzetto in più a quelle che sono le richieste del mercato di oggi. Quindi bene bene che ci siano questo tipo di attività nella nostra Ravenna. Guardi, assessore, signor De Stefani, vedo proprio dietro le nostre spalle, faccio entrare in campo Matteo, perché ci sarà, vogliamo fare un bel brindisi, uno dei titolari di questo meraviglioso ristorante, e vogliamo dire un in bocca al lupo a lei, alla sua attività, ma soprattutto chi ha creduto in voi, e contiamo tanto su quello che sarà un ottimo punto di ristorazione e anche probabilmente di ospitalità della città di Ravenna. Grazie, cerchiamo di servirli con migliore volontà noi. Grazie. Facciamo un bel brindisi. Grazie. In nostra compagnia una bellissima donna, ti chiami? Mi chiamo Jessica. E questo è UTSI, un ristorante dove tu sei socia, vero? Sì, esatto. Cos'è UTSI? UTSI è il
nome del nostro ristorante giapponese-cinese e rappresenta un nuovo brand che poi mano a mano lo porteremo negli altri ristoranti. Il nostro ristorante si trova vicino alla rotonda delle tartarughe di Mosaico e sotto l'ex l'hotel Romea e accanto a De Stefani. Il nostro ristorante Huzi offre cucina giapponese e cinese. È arredato in stile giapponese, però poi ci sono anche spazi che si possono trovare anche stile cinese. Il nostro ristorante va bene per in qualsiasi tipo di evento, come cerimonie, compleanni e occasioni speciali. All'interno del nostro ristorante c'è una sala privata che si può chiedere su prenotazione e è perfetto per chi vuole festeggiare e anche per occasioni speciali. Il nostro locale dispone di sale molto ampie e spaziose. Inoltre abbiamo anche un parcheggio davanti con posti riservati e inoltre anche molto grande. E in più al lato c'è un altro parcheggio pubblico. In che cosa differiscono la cucina giapponese da quella cinese? La cucina giapponese è composta da pesce crudo e cotto, invece la cucina cinese i piatti sono più elaborati e conditi. La cucina è curata dal nostro chef giapponese e cinese per la cucina cinese. I nostri camerieri sono capaci di parlare la lingua italiana e riescono a soddisfare tutte le esigenze delle nostre clientele. La formula è all you can eat, cioè si paga un prezzo fisso e si può ordinare tutto quello che c'è dentro il nostro menù. Il nostro menù è formato da più di 160 piatti a scelta tra quello cinese e giapponese. I piatti vengono serviti tutti a tavola dai nostri camerieri. Il costo è dal lunedì al venerdì di €12,90. Invece sabato e domenica festivi è di €13,90. A cena invece il costo è sempre uguale dal lunedì al domenica di €22,90, anche festivi. Questi prezzi escludono ovviamente bevande e dolci. Vorrei ricordare, per le bevande abbiamo una carta di birre giapponesi e un'ampia selezione di vini pregiati italiani. Non è necessario la prenotazione, però si consiglia sempre di chiamare per avere il posto riservato. Jessica, mi toglie una curiosità, come mai in tutti i vostri ristoranti c'è una fontana o acqua che scorre? Questo rumore è molto musicale, piacevole anche quando tu stai cenando o pranzando. L'acqua e la fontana rappresenta per noi un simbolo di fortuna. Adolfo De Stefani, insomma, credo una bella emozione rivedere l'Hotel Romea, soprattutto il primo piano, perché non vogliamo svelare cosa sarà poi nei piani superiori. È rimasto il nome, noi abbiamo già un bel auspicio che ci pare stia nascendo dalle fondamenta totalmente poi rinnovate di quello che era l'antico Hotel Romea. Allora, il nome a me avevano chiesto di cambiarlo, ma mio padre era troppo affezionato, perché è dal 58 che c'è l'Hotel Romea. E quando ci trasferimmo qua dissero De Stefani va fuori città, perché eravamo in piazza dell'Aquila. E quindi per noi, per mio padre, è un pezzo di cuore. Vederlo rivivere è stata una cosa particolare. Ha litigato con me per tanto tempo perché non trovavamo l'affittuario giusto. E se non c'era l'affittuario giusto non l'avremmo fatto. Matteo credo che si sia presentato con tutti i buoni propositi e si vede da come ha trasformato questo ristorante, e poi so che vorrà fare altrettanto anche per l'albergo, quindi noi gli abbiamo dato piena fiducia e fino adesso devo dire che c'è entusiasmo nel vedere quello che ha fatto. Io spero che continui così. Beh, io credo che sia una bella ristrutturazione, un bel rinnovamento per quanto riguarda questa zona di Ravenna. Possiamo dire che abbiate centrato l'obiettivo, se conosco bene la famiglia non possono sbagliare, perché tutti i migliori ristoranti cinesi e giapponesi sono di loro proprietà. Insomma, questo è un brand che stanno creando tutto nuovo, è Luzzi.
il cuore direbbe un ristorante romagnolo, però mi sto rendendo conto che effettivamente il livello e la qualità siamo a livelli molto alti, e se si mangia come sanno restaurare si mangerà certamente bene. Quindi soddisfatto. Prima abbiamo visto un brindisi di suo padre assieme all'assessore Costantini, che ha portato un saluto a nome di tutta la città. Mi sembra in una città cosmopolita come Ravenna ci stia bene anche un ristorante in una delle famiglie più antiche e più note, proprietarie dei muri dell'Uzzi. Sì, perché la nostra ditta ha 108 anni, quindi è del 1910, e sono convinto che mio padre stasera sia ringiovanito come minimo di 10 anni guardando in che modo glielo hanno rimesso a posto e lo hanno ringiovanito, e quindi è più un regalo che loro hanno fatto a mio padre piuttosto che alla famiglia o anche al quartiere, che lo hanno certamente ringiovanito. Adolfo, se mi posso permettere, è arrivato per primo suo padre e ha perlustrato centimetro per centimetro il nuovo ristorante, e alla fine ha detto: bravo Matteo, è stato un bel lavoro. Quella pacca da buon romagnolo sulle spalle di un amico cinese, giapponese, come è loro tradizione, insomma, la dice lunga su quello che è stato la compiacenza. Sì, proprio veramente compiacenza. E come dico, non ci aspettavamo questo. Sapevamo che cosa volevano investire, quanto volevano investire, perché avevano fatto un business plan di un certo tipo, però non pensavamo una cosa di questo genere. Quindi diciamogli i nostri auguri in bocca al lupo. Io che sono astemio ho voluto brindare ugualmente con lui, perché gli devo augurare tutto il miglior successo possibile, che meritano anche per come vedo che hanno organizzato il locale. Noi diciamo detto work in progress. Esatto, work in progress. Huang Ying Guang Ling.